Una zappa, oh! Oh ma, oh ma! Potremmo andare a coltivare la terra, oh! Ciao carissimi bulletti, questo qua che vedete di fronte a voi, questo bellissimo uomo di cui non avete idea chi sia. Chi è questo bell'uomo davanti a me in questa telecamera, in questo video? Beh, è Electric. Pum! E se siete qui non sarà sicuramente un caso, perché non è che ci abbiamo 1 milione di iscritti, quindi posso capitare magicamente nei consigliati di qualcuno. No, vuol dire che mi conoscevi o che qualcuno ti ha suggerito di venire qui. Beh, sappi che ti divertirai un mondo con noi, perché oggi giochiamo ancora Zelda Breath of the Wild e chiamiamo subito il signor Lupo qui al nostro cospetto. Eccolo là, grazie signor Amiibo del Lupo, eccolo qua l'Amiibo. Sto ceppo! Adesso prendiamo anche... Oh, visto che... Oh, hai visto? Hai visto il mio lupo? Mi ha cacciato la volpe. Lupo, attento! All'attacco, lupo! Vai, attacca! Lupo, attacca! Bravo il mio lupetto! È utile all'inizio il signor lupetto. Una zappa, oh! Oh ma, oh ma! Potremmo andare a coltivare la terra, oh! Allora, io dovrei andare avanti, ma la mia curiosità è ampiamente catturata da questo luogo. Ci sono nemici. Che cosa faccio? Dai, fammene ammazzare uno solo. Uno solo, giuro. A chi abbai? Con chi ce l'hai? Oh, lui si è accorto di nemici che io non mi ero accorto. No! Non colpire il mio lupo! Testa di un ceppo maledetto, guarda. Non si colpisce il mio lupo, guarda, ma neanche per scherzo quello zozzo te. Bravo lupetto che l'hai fatta finita. Adesso il lupetto però tocca che gli diamo la magna, perché è puretto. Ti sei meritata la bistecca che hai catturato tu prima della volpe, tieni. Cioè, la bistecca che hai cacciato tu. Vai lupetto, magna, vieni qua. Bravo il mio lupetto, te la sei meritata, tutta tua, bravo. Che ne dici di un dolcetto, è una frutta, una ghianda, è tu che vuoi fare lo scoiattolo da grande, giusto? Mi sa che a noi gli piace? Sì, sì, piace, gli piace, lui mangia tutto, eh. Lui me l'ha detto, io da grande voglio fare lo scoiattolo. Uno scopettone, oh! Oh ma, e potevo andare a fare il bidello, posso andare a fare il personale ATA. Guarda quanto sono simpatico col mio coso, il mio straccio, guarda come si muove, bla bla bla. Ciao, senti, ti va di provare il mio scopettone? Guarda un po', io c'ho lo scopettone, eh? Stai calmo, eh? Oh, wow, attenzione, eh? Lupo, stai attento che quello ti colpisce. Io ti pulisco il faccino, eh? Ti pulisco il faccino, eh? Adesso sì che è pulito lui. Mi si sta pure per rompere lo scopettone. Arma più bella di sempre, già mi si sta per rompere. Ecco perché gusta riniziare Zelda, perché ste armi più avanti non le trovi più. Chi hai visto? Guarda come caccia il mio lupo. Prendilo. No, c'è un lupo stupido. Si sta per fare buio, ma io non voglio sprecare altre pietre focaie per accendere un fuoco e aspettare fino al giorno dopo. Giorno dopo. Ma là vedo un fuoco molto buono, là potremmo riposarci. Vai lupo, caccia, puoi farcela. Bravo il mio lupetto, questi due polli, oh. Hai visto? Ci sta due polli qui. Hai visto che ci sta due funghi qua, oh. Hai visto? Oh, devo andare avanti, ma la mia curiosità è stata catturata da questa tribù di Boboblin, o come si chiamano. E io devo andare. E c'è pure un posto per cucinare. Non poteva essere giorno migliore. E che cosa c'è qui? Un giavellotto? No, aspetta, non andare, cane. Prima facciamogli una sorpresa. Biu! Da suonanta, ti va! Sono esplosi tutti. Adesso il lupo, vedi come lui la sta facendo finita contro di quello? Vieni qua, zozzo. Bravo. Hai visto che attacco combinato io il cane? Frecciata e il cane poi la morso tipo al volo. Cioè, figa. Adesso mi metto a parlare come un tamarro milanese. Cioè, zio, figa. Guarda le armi che c'è sta qua. Ci sta gli archi, figa. E ci sta i pezzi di Boblin. E che c'è sta qua. Figa, minchia, zio. Qua ci sta il corno di Boblin, no? Ma figa, zio. Tu non so se lo sai, ma il corno di Boblin è un pezzo, guarda, che proprio lo sniffi diretto. Stai per aria, zio. Basta, non ho avuto abbastanza di parlare come un coglione. Adesso cuciniamo qualcosa, perché fammi vedere cosa ho io di pronto e bello cucinato. Tutte ricette che recuperano 3 cuoricini, perché ci sta, perché non voglio cucinare cose esagerate, visto che questa playthrough sarà tutta con 3 cuoricini. Ma nessuno mi vieta di creare delle pozioni che aumentino la mia velocità, giusto? Che ne dite di mischiare il tutto a un'ala di pipistrello e buttare tutto dentro? Vediamo cosa viene fuori. Anzi, oh, mo famo sta cosa chimica che te la pigli, tipo, e vai proprio, oh, è come sta in paradiso. Cioè, pensa adesso, io per 5 minuti sto tutto così, ho tutto pompato, tutto tirato, guarda. Oh,
Oh mamma, guarda, sono più veloce, oh! Minchia, figa, oh, questo è quello che lo puoi fare. Sto risultato lo puoi ottenere con questo o con la coca, che proprio la tiri su. E stai la paura. Non vi drogate, bambini, sto scherzando ovviamente. Drogatevi di manga, drogatevi di anime, drogatevi di serie TV, un arco. Drogatevi di libri, perché no? Anche di videogiochi. Ma drogatevi di videogiochi, ben venga. Ma non di droghe vere, quelle sono stupidaggini. Mi si sta per rompere lo scopettone. Che tristezza. È l'arma mia preferita di sempre. Io voglio ammazzare Ganon con quest'arma. Bene, è stato carino, è stato bello, ciao. Whee! Lo scopetto si è rotto, lo scopetto. Adesso buttiamo via anche questo e apriamo questo forziere che c'era l'arco. Parapaparapapa. Oh, ehi, lupo, non so se tu hai visto, ma qua ci sta del pesce, peschiamo. Oh, un pesciolino morto per me. Due pesciolini morti per me. Un giavellotto. Oh, ma che stiamo scherzando? Hai visto che c'è un giavellotto? Bello. Sarò veloce soltanto per altri 4 minuti. Non va bene. Acceleriamo. Io devo arrivare a quella torre là, quindi marchiamola. Adesso mi sembra che noi dobbiamo parlare con questo per scoprire la luna rossa. Ovvero che quando parte la luna rossa tutti i mostri rinascono. Sì sì, arrivederci, tu sei un po' matto, ciao. Ciao. È stato bello, eh? Forse. Ah, a proposito, potrei prendere in prestito quel fuocherello per accendere il mio. Blip. Che tra l'altro il fuoco stava più in là che ci ho cucinato. Fermo, pensa a quello che fai. Cosa pensi di ottenere? Guarda che sparendo nella circolazione non cambierai il mondo. Non mi voglio suicidare, oh. Adesso calmati, scendi da lì, scendi da questa parte. C'ha paura che mi uccido. Ma tu pensa. Senti, mi serve il fuoco. Bravo. Fuoco sia. Ho scoperto il fuoco. Adesso bivacchiamo fino al mattino. Perché a me mi piace giocare di giorno. Non mi piace giocare di notte al buio. Ma guarda, ma ci sta uno che sta qui a pia al fuoco. Non si sa, sta aspettando. Gli chiediamo indicazioni. Dove sei diretto? Ah, questo ti dice dove posso andare. Però io già so tutto. Quindi ciao, mazzati. Oh, io devo andare alla torre, ma la mia curiosità, la mia attenzione è stata catturata da questi buchi, da questi tronchi giganti cilindrici che quindi portano da qualche parte. Quindi ci sarà un motivo per andare là. Andiamo, lupo. Cosa c'è qui dentro se non dei funghi, dei fiorellini? Ah, questi sono i fiorellini che tipo spariscono e appare più avanti. Ma hai visto che roba? Ehi, via da qua. Via. Via. Invece da abbaia sempre. Attacca, lupo, dai. Attacca. Stai sempre a abbaia. Ma guarda, Teo. Io nel frattempo mi pio i funghi. Ah, vediamo un po' sto fiorellino dove riapparirà. Oh, guardalo, sta lì davanti. Io prendo i fiorellini. Ecco di nuovo il fiore che adesso dove apparirà? Lì davanti. E adesso ecco di nuovo il fiore che dove apparirà? Qui in cima. Visto che valeva la pena arrivare fino qua, che c'era un fiorellino che guarda caso era un Korogu. Ma tu pensa, anch'io vorrei essere un Korogu. Vorrei dire, sai che adesso mi nascondo tipo sotto un sasso, sotto un fiore, finché qualcuno non mi trova. E rimango qui, E zitto pure. Tutta la vita, quello è lo scopo della mia vita, stare nascosto. La mia attenzione è stata catturata da un sasso strano. Andiamo a vedere di cosa si tratta. C'è forse un modo per spostare questo sasso strano? Beh sì, grazie allo Stasis, che mi carica l'energia cinetica e poi quando la rilascio PAM! Dasoram tokina PAM! E c'era un forziere qui sotto, ma ci sono anche delle creature zozze lì che ammazzo subito, che sennò questi sono davvero una pippa. Un grande problema sono. A posto, morti. E prendiamo quello che c'era qui dentro. Un opale, ancora opale. È il secondo video in cui prendo opali. A me degli opali non mi frega, ma guarda questo. Ha droppato un octopallone, un Aspio Vigor, un altro octopallone. E non so se vi siete accorti della quantità di pesce che c'è qui dentro. Pam! E non pesce inteso come pene, ecco, sappiatelo. Quindi prendiamo tutto questo pesce che a noi ci piace il pesce. Carpa spada, buono, questo sarà un buon cibo che potenzierà il mio attacco. In caso di necessità so che adesso potrò usarlo. E là ce n'è un'altra, quindi piu! That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Ma questo lago è pieno di pesce. Ma tu guarda il pesce che c'è qui. Guarda quanto. Altro pesce per me. Pom. E io sto per finire la pozione della velocità. Carpa corazzata. Ma questa aumenta la mia difesa. Ma ti rendi conto? A chi abbaia? Oh, il cane mio è andato a caccia di capre. Pensa, il cane è un lupo, Cristo. Prendiamo la carne. Oh, guarda, un altro sasso ambiguo vicino a un buco ambiguo. Quindi buttiamocelo dentro. Oh, quanto pesa, minchia! E cosa c'è se non un Korogu? Eccolo lì. Grazie per il tuo semino, signor Korogu. Molto gentile da parte sua. Siamo già a 12 Korogu Seed.
Lì vedo. Allora, adesso giochiamo un po' per chiudere questo video. Adesso giochiamo con un po' di creatività, anche se lo chiuderemo quando arriveremo in cima alla torre. Chiudiamo questo video con un po' di creatività. Innanzitutto, io ho appena preso delle cose molto interessanti che ammazzando quelle bestie, sono gli octopalloni. Adesso io ne attacco uno alla mia bomba, vediamo che succede. Wow, si è gonfiato. Adesso posso prendere il mio ventaglio e spararlo di là. Vai, scusa lupo, non volevo prendere te. Di là, bravo. Di là, via. Oh, scusa lupo, non volevo prendere te. Si è rotto il palloncino, ma è inutile. Allora, cerchiamo di avvicinarci. Senti, tu stai fermo qui a cuccia. Stai sempre in mezzo ai coglioni. Allora, piazziamo questo qua. Prendiamo un octopallone qui e ce lo mettiamo sopra. Plop. Ok, puntiamo il coso e vai. Bravo, bravo. Più in là, più in là. Puoi arrivare più lontano, dai. Più lontano. Ok, ok, sono incuriositi dalla bomba. Pom. Oh, mi hanno visto. Ciao. 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 Allora, io piazzo una bomba qui. Ciao, me ne vado. E adesso vi faccio esplodere tutti, eh. That's what I'm talking about. That's what I'm talking about. Oh, il mio lupo è apparso dal nulla. Oh, mi si è rotto tutto. Ah, sto buscando. Lupo, fai qualcosa. Guarda il mio lupo come ci pensa lui, eh. Ci pensa il signor lupo. Vai via. Vai lupo, pensaci tu. Io intanto nuoto un po', eh. Vai che tu ce la puoi fare, sei il numero uno. Infatti l'ha ammazzati tutti. E abbiamo sbloccato anche il forziere che tenevano protetto. Ui, cosa ci sarà dentro questo forziere? Andiamo a vedere. Ma c'è uno scudo da soldato, ma non è magnifico, ma la mia borsa è piena, Cristo. Tra l'altro mi sa che mi devo mangiare qualcosa, che sto anche morendo. Lei stava tranquilla e buona. Stava guardando un pezzo di corteccia in cui si nascondeva magari una mosca o qualcosa di commestibile. Era molto tranquilla quando a un certo punto arriva lui. Link, il distruttore, vai! E non c'è più. E direi, rimase soltanto un ricordo. Oh mio Dio, ma si muove! Oh, no, c'ha tipo come degli attacchi nervosi. Oh mio Dio, ma avete visto che roba? Guardiamola da vicino. Guardate, ma oh, che schifo. Ah, oh, è come se fosse ancora non fosse ancora morta. Prendiamola. Ah, facciamola smettere di soffrire, per carità. Adesso direi che sarebbe anche ora che puntiamo la nostra cara torre. Ma la mia attenzione è stata catturata da un gruppo di rane. La mia attenzione è stata catturata da una rana. Il mio lupo ha mandato ammazzare una capra. Eccolo là. Oh, la mia attenzione è stata catturata da un'architettura intorno a un albero. Ma oh, è ora di concludere questo video, salire fin lassù e smetterla di perdere tempo. Non lo so se ce la faccio attraversare tutto a nuoto, quindi userò una tattica molto più intelligente, ovvero la seguente. Whee! Non ho ancora abbastanza stamina per affrontare simili nuotate, simili sessioni di nuoto. Forse dovrei andare in palestra prima di anche soltanto pensarci. Torre dei Monti Gemelli. Hai capito? Ci sta i monti qua su che si chiama Gemelli. Infatti sono uguali. Cioè, uno e due, ma non si vedono bene da qua. Si vedono bene dalla distanza. Se volete sapere qualcosa di più sulla geografia del mondo di Hyrule, beh, chiedetela a qualcun altro. Che fatica questa scalata. Stiamo salendo, piano piano, polletti, non abbiate fretta, perché qui è una faccenda di pazienza, è questione di pazienza, andiamo piano piano. Siamo praticamente arrivati, meno male che per voi taglio tutto, perché sennò tocca anche a voi scalare, come i matti. Facciamo registrare tutta la mappa all'interno della mia tavoletta Seika. Sai quella con cui ci si fanno le partite al Switch? Che state pensando? Oh, perché il Switch c'ha pure i Moicon. Non lo sapete che ci sta il gioco One to Switch, che bisogna tipo spremere le mammelle, così? Vedi un po', ma questi giapponesi quando stavano a fare quel gioco non si sono accorti che c'era qualcosa che non andava se dovevi spremere le mammelle così? Analisi informazioni ambientali in corso. Oh sì, la pipì magica sopra la mia tavoletta. Oh, eccola. Ecco come si rivela la mappa. Abbiamo la mappa a disposizione di questa regione che come si chiamava? Oh, abbiamo sbloccato il sensore Sheikah. Così sappiamo quando è vicino o meno un sacrario. Bene polletti, ma questo è quanto per oggi. Io spero che vi siate divertiti, di avervi fatto compagnia, di aver passato dei bei minuti insieme, sai, condividendo sentimenti, sensazioni, che adesso ci accomunano e siamo più vicini. Io lo so, puoi toccarmi la mano. La sento, sento la tua anima e il tuo amore, lo sento. Basta. Se ti è piaciuto questo video, quindi non scordarti di lasciare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su. E ricordati che questo è l'Electric. Brrr.